nostro viaggio in Molise torna a fermarsi a Campo di Pietra. Siamo in prossimità della rappresentazione del Cammino della Speranza, sesta edizione. Una iniziativa condivisa dall'Associazione Genitori per il Futuro, dalla Pastorale Giovanile della Parrocchia di San Martino Vescovo e dal Comune di Campo di Pietra, che ogni anno da 6 anni propongono spunti e temi di riflessione, oltre ovviamente alla rappresentazione scenica di alcuni dei momenti più importanti della vita di Gesù. Ci sono appunto tantissimi bambini, ragazzi, gente di ogni età, antichi mestieri, poi ovviamente le scene bibliche, addirittura anche uno spaccato proposto in versione musical. Tutto questo per dare un segnale preciso. Acqua e luce di vita eterna è questo il titolo che è stato dato a questa edizione del Cammino della Speranza. Ogni anno c'è un tema che si sviluppa, che viene approfondito, che viene anche proposto come riflessione a chi viene a trovare appunto questa comunità, che porta in scena con circa 250 figuranti questa rappresentazione, come dicevamo, non soltanto della passione vivente, ma di scene della vita di Gesù e della vita comune, penso, di queste zone e anche di questo territorio, con antichi mestieri e antichi sapori e quant'altro. Ci sono già tante persone in fila, noi ovviamente vi invitiamo a restare con noi, perché vedremo proprio insieme a voi le diverse scene, ascolteremo le voci dei protagonisti e naturalmente saremo forse anche con voi poi a meditare rispetto a quei concetti, a quegli spunti di riflessione che una rappresentazione del genere può dare. Restate con noi con Viaggio in Molise. Chi vi è illuso di potervi salvare senza una vera conversione? Chi vi ha suggerito di sottrarvi all'amore di Dio? E come pensate di sfuggire al castigo? Il mio nome è Giovanni, colui che grida nel deserto dei cuori di quelli che, pur ascoltando, non comprendono, che pur guardando, non vedono. Ebbene, fate spazio a Dio, che è già nei vostri cuori. Guai a voi che non volete convertirvi. Guai a voi che ricoprite cariche pubbliche senza porvi mai veramente al servizio dell'uomo. Rimettetevi in ascolto. Riprendete il colloquio con Dio, che è già nei vostri cuori. Non c'è più tempo per aspettare. La porta si aprirà ed entreranno solo coloro che hanno cercato la luce e non le tenebre. Mentre voi, figli miei, che tenete la luce, che sentite il calore del divino nel vostro cuore, fate che quest'anima, da cui pendono mani di carne ed un corpo spirituale, si purifichi prima di tornare alla terra. Venite, venite tutti a farvi battezzare. Coraggio, entrate nel firmamento dell'amore di Dio. Siamo con Tonino Manella dell'Associazione Genitori per il Futuro, un motore, diciamo, di questa manifestazione. Sono 6 anni che condividete questo progetto, non soltanto passione vivente, ma un cammino della speranza, insieme verso un obiettivo qua. L'obiettivo è di stare sempre più tempo insieme, di trascorrere più tempo con la parrocchia, con la nostra amministrazione, la stessa associazione genitori composta da 20 soci, e quindi il nostro obiettivo è quello di stare insieme, di crescere insieme alla nostra comunità, insieme ai nostri cittadini, e sperare di fare un buon lavoro, e stasera vedremo che cosa siamo riusciti a fare in questo periodo. Ecco, una macchina organizzativa che è sempre abbastanza complessa, quante persone ne fanno parte e soprattutto ogni anno poi ci sono nuovi inserimenti? Ogni anno ci sono nuovi inserimenti, quest'anno abbiamo toccato circa 250 personaggi e collaboratori di questa manifestazione, perché non ci sono solo i personaggi che raffigurano la passione di Cristo, ma c'è tantissima gente che lavora alle spalle e di questo ne sono veramente
veramente orgoglioso. Tanti bambini, tanti ragazzi, ecco, una pastorale giovanile anche che sicuramente, diciamo, aiuta a comprendere anche quello che viene portato in scena. Abbiamo sentito tanti figuranti che si sono calati proprio nella parte. Ah, quest'anno i ragazzi hanno quasi invitato l'associazione genitori ad organizzare la sesta edizione del Cammino della Speranza, proprio perché ogni anno richiamiamo un bel po' di ragazzi giovani. Come vuoi essere chiamata? Elisabetta. Come vuoi essere chiamata? Miriam. Come vuoi essere chiamato? Simona. Come vuoi essere chiamata? Maria. Come vuoi essere chiamato? Giovanni. Il Cammino della Speranza ci sono diverse scene, sono 10, compreso poi una scena di musical, e ci sono diversi attori che rappresentano Gesù. Ecco, chiamiamoli proprio con il loro nome. Ecco, Antonio De Santis, tu sei uno di loro. Qual è la tua scena e soprattutto con quale spirito vivi questa esperienza? Ecco, la nostra scena è l'ingresso a Gerusalemme. È una scena di preparazione a quella che sarà poi la vera e propria passione. Le scene principali ci saranno dopo. È una scena corale, ci sono tanti bambini, tante persone, e quindi anche abbastanza gioiosa. E lo spirito è, sì, sicuramente siamo emozionati perché rappresentiamo qualcosa di sacro e di importante, e speriamo di trasmettere, insomma, questo spirito che possa poi aiutare tutti quanti nel cammino di tutta la rappresentazione. E la speranza è proprio quello che poi speriamo possa rimanere nei cuori delle persone che ci vedranno, insomma, in tutte le scene. Ecco, il Cammino della Speranza, proprio un titolo per dire sì, è il racconto della vita di Gesù con appunto una nota proprio sulla passione, morte e risurrezione, però ecco, una speranza. In questo momento forse è questa la parola chiave anche della vita, oltre che di questa rappresentazione. Esatto, sì, la vita ovviamente lo sappiamo tutti quanti, è fatta di momenti gioiosi e di momenti meno gioiosi, e così è stata la vita di Gesù. Noi che siamo cristiani crediamo proprio in questo. La fede ci dice che tutto ha un senso, anche la sofferenza, il sacrificio, il dolore, la stessa morte ha un senso, perché poi insieme con Gesù noi ci prepariamo a quella che sarà la vita vera. Ed è proprio questa la speranza che abbiamo noi cristiani e che cercheremo di rappresentare in queste scene. Sicuramente indegnamente, però ce la metteremo tutta. Tu sei il Cristo, sei il mio Signore, e vieni da me. Ma sono io che ho bisogno del tuo perdono, del tuo battesimo, e vieni da me. Giovanni, nostro tempo sta per compiersi. Lasciamo che i giorni succedano i giorni.